Adesso vorrei invece mostrarvi un filmato che i ragazzi della fine degli anni 70 ricordano con grandissimo piacere, un grandissimo film. Parte il filmato con la musica. Hey! Ve la ricordate questa musica? È il motivo conduttore della febbre del sabato sera. La musica che sul finire degli anni 70 ha fatto ballare tutti i ragazzi del mondo. Vediamo ogni tanto dei brani di Grease, altro film che ha interpretato il nostro protagonista. Il nostro protagonista con due grandi, profondi occhi blu, italo-americano. Il papà proviene da una famiglia metà napoletana, metà siciliana. Questa sera è qui da noi. È venuto a trovarci lui, l'affascinante John Travolta! Parleremo fra poco. Ma da quanto tempo non tornava in Italia? For how long have you been away from Italy? For a year and a half. Solamente un anno e mezzo, ma non è venuto qua per lavoro. You didn't came for work. No, I came for pleasure. È venuto per piacere perché vola. To fly a plane. Ecco, lui praticamente conduce un aereo, ma jet plane? Yes. Un jet. Ah, and are you really good? I hope so. Dici, beh, se glielo danno, evidentemente. Ma, do you usually drive a plane? Yes, for a long time. Ah, lui ha la patente ed è un pilota e ha volato per molto tempo. Che cosa c'è di italiano in John Travolta? What do you have of typically Italian? Now? Yeah, in yourself, I mean, inside. Besides food and clothing? Dici, a parte i vestiti e il cibo, che... In your soul, nella tua anima, in your personality. My emotions, you know. Le sue emozioni, i suoi sentimenti. Yeah. And are you jealous? Sei geloso? Yes. Sì, è geloso. Lui è stato uno degli attori più amati e pagati del mondo. E dopo però 11 anni ha avuto 11 anni abbastanza critici, ha avuto 11 anni in cui i film non avevano un grandissimo successo. È tornato alla ribalta con un film che si intitola Senti chi parla, il quale pensate che solo in pochi mesi negli Stati Uniti e sta ottenendo ancora un grandissimo successo, ha incassato 140 milioni di dollari. Quindi veramente è un record di incassi con un film evidentemente eccezionale. I'm talking about Senti chi parla, è l'unica cosa che ha imparato bene bene lui di italiano, senti che il titolo del suo film. Io adesso gli domando che cosa ha, praticamente come ha vissuto questi 11 anni, diciamo così, in un certo senso di attesa. You've been one of the best loved and paid stars of the world. But and only after 11 years with the movie Senti chi parla, you have come back to the limelight. How did you live this year, these years in between?
Well, I mostly worked from last time I came to Italy to work was Staying Alive, the sequel to Saturday Night Fever. And lui è tornato per in Italia per presentare 1983. Nell'83 Staying Alive, il film che ha fatto con Stallone. And since come then, regista. I did several movies, but this is the first that's been released. Ah, ha detto, dice che manca dall'Italia per tutti questi anni, non è mai stato, non è mai venuto un suo film in Italia, ma è questo il primo film, senti chi parla, che uscirà a Pasqua nel nostro paese. Yes, but you have had, let's say, a difficult moment after the big success of Saturday Night Fever and Grease. How did you feel it, like human being and as an actor? No, you see, when you keep busy. Dice quando sei molto impegnato. You know, your life and your family and your friends keep you happy. So non ha sentito nessun problema dalla mancanza del successo perché lui ha avuto la vita piena dei suoi amici, della sua famiglia e insomma finalmente ha vissuto come un uomo normale. In Senti chi parla, Travolta interpreta il ruolo di un tassista babysitter. È molto carina l'idea, pensate che il mondo degli adulti in questo film è visto da un bambino, da quando è in grembo alla sua mamma, fino al primo anno di vita. Una curiosità, questo bambino che parla già da quando è in grembo alla mamma è stato doppiato da Paolo Villaggio. Vediamo un pezzettino di questo film che deve essere sicuramente molto curioso. Ospedale San Gero. Oh Cristo! Pronto figlio di puttana! Cretino incosciente! Forse il mio bambino avrà dei danni al cervello per colpa sua! No, non mi tocchi! Non mi tocchi! Non mi tocchi! Io questo bambino l'avrò senza che lei mi tocchi! Ehi, 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 ehi! Ehi, no, che spingere! Non dargli retta! Non spingere, sto cadendo! Che carina che è questa! Ah, carina! Ciao! Oh, signora, io non so lei, ma io sono distrutto solo. Allora eri tu a darmi tanti calci nella pancia. E tu sei quella che mangiava tutta quella roba piccante, eh? Me ne presti un po' del tuo? Ah, il caffè macchiato, mi piace. Quello è latte materno. Perché non me l'hai detto, Mickey? Per me sono latte tuoi. Siamo un bel blo 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 blo. Cosa dice? Du 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 bi 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 bi. Ma cos'è scema questa? Ehi là, ma queste le fanno in diverse misure. Queste cosa sono, jumbo? Ehi, ma le stai fissando? Mi sa che pensi quello che penso io. Sì. Così? Balla! Questo? Così? Un, faccio con le mani, eh? Posso fare anch'io, eh? Hai visto? Lo faccio anch'io questo. Cambia, eh? Giro. Eccomi! Guarda! Sto ballando anch'io! Sto ballando! Forza! Vedete che è un partner delizioso per danzare. Io sono sicura che a Pasqua vedremo tutti questo film perché veramente è un'idea molto carina. Cioè tutto quello che dice il bambino, ovviamente gli interpreti del film non lo sentono, lo sentiamo solo noi spettatori nei cinema. Adesso io vorrei conoscerlo un pochino di più. John non ama danzare, ha detto, e non ha mai danzato in uno show televisivo perché lui danza solo nei film. I'm talking why you don't like to dance in a show and you do it only in a movie. Character. E character. Lui dice che balla solo quando è personaggio. But in real life, nella vita normale, va in discoteca. Do you go in a discotheque, in a disco? No, mostly no. Just at home or è dance un uomo class. Tranquillo. You are a quiet man in yeah, real life. Yeah, sì. What do you do in your weekend? Che cosa fai durante il weekend? Mostly fly my plane, spend time with my family. Lui vola, poi sta con la sua famiglia, mangia molto. Mm-hmm. But you need a little gymnastic, otherwise. Every day, yeah. Ah, ecco, fa ginnastica tutti i giorni perché sennò. 4 miles a day I run.
Ah, lui corre per 5 chilometri circa al giorno, un po' di più, anzi di 5 chilometri. Senti una cosa, what is morning to you? Che cos'è la mattina per te? Coffee. Il caffè. Hope. Speranza. And, do you good smile? Mood. Good mood. Ecco, sì, yeah. Si sveglia con un buon carattere. Yeah. And fantasy, la fantasia cos'è? Usually I turn my fantasies into realities. So fantasies doesn't mean too much. Ah, lui dice che riesce a far diventare realtà la sua fantasia e i suoi sogni. La cosa carina è che mentre facciamo questa intervista, lui naturalmente sta andando sempre più indietro. Don't be afraid, you can't come on. Oh. Are you shy? Sei timido? Sometimes. Così, qualche volta. Surprises, le sorprese ti piacciono? Surprise. Not so good with surprises. Non gli piacciono tanto le sorprese. Yeah. You're afraid of surprises. No, just I like no. No. Under which sign are you born? Aquarius. Lui è acquario, yeah. Bellissimo segno. Segno d'aria, for that reason in flight, maybe. Yeah, c'è no. Un segno d'aria, dico, forse per quello vola. Success, il successo cos'è per te? Simple. È semplice? Yeah. Ah, è semplice il successo? You don't need to work to have success. Non hai bisogno di lavorare per avere successo. To me, success is when you do something with ease and not too much. Ah, ecco, successo per lui è qualcosa quando tu lo ottieni essendo molto rilassato, facilmente, senza. Work hard but with ease. Sì, ecco, lavorare molto ma prenderla semplicemente, senza montarti la testa o essere troppo aggressivo nei confronti del successo. Mamma, mother. Good heart, big heart. Ha sua mamma un grande cuore. The theater, è un'attrice, quindi era un'attrice. And, e quindi significa teatro per lui. Good sense of humor. E ha un grande senso dell'umorismo. Tu ce l'hai il senso dell'umorismo? You have sense of humor? Okay. Sì, ce l'ha. Let me see it. Fammelo vedere. Allora, Sylvester Stallone, che è stato il regista di Staying Alive. What does he mean? The yes. Word? Yeah. No, the word, the person. Cioè, la persona, cosa significa very, per te? Strong man. Un uomo molto forte. I mean, in personality. In personalità, yeah. Molto forte. And smart. E molto intelligente. Yeah. And good talented. Director. Very good. Molto talento e grande regista. And taxes? Le tasse? Part of life. La parte della vita. Do you pay a lot of taxes? Paghi molte tasse? No, te lo domando perché fra un poco tocca a noi in Italia, in May we pay taxes and so on. And how much do you pay in America? Che percentuale pagate? 35%. 35%, ragazzi, ci conviene andare in America, ma si paga molto di più. And pompa di benzina, gas station. Gas station? Yes. Avanti. Go. Avanti? Andare avanti. Tuo papà non aveva una pompa di benzina many, many years ago? Your father didn't have... Ah, no. Tire shop. Firestone Tires for the car. Ah, no, ecco, non era una pompa di benzina, ma suo papà vendeva gomme. Yeah. Quindi va bene, non importa. E money, soldi? Money. Pleasurable things in life. Cose piacevoli nella vita. And Italy? E l'Italia? Comfort. Comfort, traffic, anche traffico non c'è male. Beauty. Bellezza. And fantastic food. Cibo fantastico, questo l'ho già detto 2 o 3 volte, deve essere golosissimo. And the people, la gente? Incredible feeling. Ha un feeling incredibile. Yeah. Do you like the lambada? Ti piace la lambada? I don't know this non dance. Non la sa, lui non sa niente della danza, danza solo nei film. Last thing, a proposito di danza, Fred Astaire. Ah, Fred Astaire. Oh, elegance. Eleganza. Grace. Grazie. Is that true that he told you that you were the new Fred Astaire? Yeah. Ha detto che Fred Astaire, dunque loro si sono incontrati, lui in una sala prova ha preso il cilindro, il bastone di Fred Astaire e lui non era ancora famoso e ha detto, guarda che l'abito non fa il ballerino. Poi l'ha rincontrato dopo aver fatto la febbre del sabato sera e l'ha visto e gli ha detto ok, puoi prendere il cilindro e il bastone perché tu sarai il nuovo Fred Astaire, non nel senso ovviamente proprio preciso della parola, ma facendogli complimenti perché lui balla benissimo ma non balla da noi. Ok, io I was saying the whole story about Fred Astaire. Ti ringrazio di essere stato con noi. I hope you will enjoy your staying in Rome.
You've been around. Lui è andato in giro con la macchina per il quartiere Nomentano in attesa dello show. Have you seen something interesting around here? A church, una chiesa, drugstore, negozi, lots of people. Molte persone, ma not a special. Haven't you met a special person? Non hai incontrato nessuno di particolare. Around the studio? Around the studio. You? A me, grazie mille. Almeno un complimento. Grazie, John. Grazie mille. Have a nice time and good luck forever. Thank you. John Travolta. Ciao.